5 anni fa, gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata, causando una quantità di danni mai visti prima. Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia. Migliaia di persone innocenti sono morte, e molte altre portano ancora le cicatrici di quello che oggi conosciamo come A-Day. Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali. Senza alcuna cura, la malattia si è diffusa in tutto il paese e mentre sia lo SHIELD che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione, la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era. Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto. Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos, molti dormienti e non identificati. Quindi le ripeto la domanda, dottor Banner. Gli Avengers sono un pericolo per la società? Sì. Dopo essere stati dichiarati fuori legge, il gruppo di eroi si sciolse. In verità, molti di loro se ne erano già andati. Con la liquidazione della Stark Industries, il dottor George Tarleton, una vittima degli avvenimenti dell'A-Day e fondatore delle avanzate idee meccaniche, pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese. Vorrei tanto sapere cosa è successo al capitano Rogers, ma non ero vicino alla stanza del reattore. Non ho risposte, quindi, ma posso promettervi questo. Io userò questa mia seconda occasione per rendervi più sicuri. L'IM riuscirà a trovare una cura alla malattia degli inumani. Parole che saranno di conforto alle famiglie distrutte dalla malattia. Pecca forse di arroganza? Sono in molti a criticare l'IM. La cosiddetta resistenza diventa ogni giorno più numerosa. Io sono Phil Sheldon, in diretta per l'anniversario dell'A-Day. Non riescono a vedere la rivoluzione sotto i loro nasi. Avanti. Dove siete finiti? Ci deve pure essere un indizio. Ma ciao. Se riesci a indovinare, copia tutto quanto. Contatto io. Ora si ragiona. Oh, un vecchio sito Stark. Hai un attimo per me, Beta? Sì, certo. La partenza per il ritiro della moschea è tra un paio di ore. Puoi ancora raggiungere le altre all'autobus. Era oggi. Kamala, abbiamo già discusso. Il ritiro è una buona occasione per tirarti fuori da tutto questo. Respirare dell'aria nuova, ridere. Nakia resterà molto delusa se non ci andrai. Hai ragione. Ci penserò. Bene. Molto bene. E ci sarà il gelato. Oh, meglio ancora, niente ragazzi, solo divertimento. Ti voglio bene. E io di più. Ma non capisci. Ok, dove eravamo? Suggerimento password. Il primo amore. Oh. Cosa? Forza, Kamala, ci puoi riuscire. Oh, giusto. Cavoli. Forza, ragazzi. Non ci credo. Non può essere. Oh mio Dio, sono dentro! Sono dentro! Non ci credo! Oh.
Sì, copiare tutto. Sia benedetto l'ego smisurato di Tony Stark. Che succede? No, no! No! Oh, bloccata! Ma ho copiato qualcosa, lo so. Vedrò al quartier generale. Ho sollevato un bel vespaio. Devo andare al quartier. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo secondo episodio della serie di Marvel Avengers. Questa che cosa c'ha? Un po' stranina. Ok, quante cose. Allora, come avete visto, c'è stato un piccolo riassunto di quello che è successo nel primo episodio e che in realtà a quanto pare è successo 5 anni fa. Ok, signorina. Qui Kamala è cresciuta e a quanto pare ha dei poteri strani. E come vi avevo detto, il Terrigene è questa sorta di pietra che è in grado di sbloccare i poteri degli inumani. Ora, al momento ci è stato detto che mi sono buttato lì sotto. Dicevo, da quello che ci è stato detto, questo Terrigine a quanto pare fa manifestare dei poteri strani alle persone. Ora, appunto, come vi ho detto nello scorso episodio, in realtà si tratta di uno sblocco di poteri. Queste persone hanno già i poteri, solamente che il Terrigine li va ad attivare e li fa diventare a tutti gli effetti degli inumani. Ora, dobbiamo vedere però come andremo ad evolvere questa cosa per farci capire dove appunto vogliono andare a parare. Intanto, a quanto pare, anche Kamala qua fa parte di questi inumani. Sembrerebbe aver sbloccato qualche potere, dato che si arrampica, ha le mani scintillanti, insomma ne fa tante. E a quanto pare nel frattempo si è andato a creare questo IM, un gruppo creato dallo scienziato che abbiamo visto nel primo episodio, che in qualche modo ha contribuito alla creazione di questo nucleo del Terrigen. E sono dei cadaveri, ma che vuol dire? E appunto la costruzione di questa chimera. Dicevo, a quanto pare qui Kamala ha sbloccato i suoi poteri, ha scoperto i suoi poteri già da un po', dato che qui sembrerebbe averli provati e riprovati. Comunque, dicevo, c'era questa IM che sembra aver preso il controllo, sembra essere diventata una sorta di società Avengers. Quindi appunto una società che protegge le persone, o perlomeno così sembra, perché comunque sembra che ci sia qualcosa di losco. Ok, vediamo che c'è. La chimera? Deve essere il video di sicurezza del reattore. Dottor Tarleton. Ma dovrebbe essere sul ponte di comando. Oh, Cap! Che succede? È assurdo. L'ha chiuso lì dentro. Nessun malfunzionamento. Ha ucciso Cap. Oh mio Dio, ha ucciso Cap. Cosa? Tiny Dancer. Oh no. Hero Spark. Non saprei se fosse una trappola. E se non lo fosse? Qualcuno deve vedere il video. Usa la testa, Kamala. Consegna la prova.
e il gioco è fatto. Perché in tutto ciò, in tutto questo casino, Cap è morto e a quanto pare questo dottor infame c'entrava qualcosa, io devo morire. Quanto pare, dicevo, questo discorso degli inumani sembrerebbe essere interpretato come una malattia da curare. Infatti, come avete visto, il dottore là diceva che hanno aperto una nuova clinica per inumani. Come se appunto questo sviluppo di poteri dovesse essere una malattia da curare, appunto. È probabilmente dovuto al fatto che in generale, dopo l'incidente causato ufficialmente da Yavo, porco robottone. Ah sì? E l'IM quindi ha sguinzagliato questi robottoni per cercare gli inumani che sono liberi, diciamo. Dicevo appunto, dato che questo incidente ufficialmente è stato causato dagli Avengers, probabilmente questa paura degli inumani è dovuta al fatto che... Ma hanno giocato. Al fatto che appunto l'incidente è stato causato da persone con dei poteri. Ce l'ho fatta. Ok, raggiungiamo la statua di Cap. Ciao Heroes Park. Quanto tempo. Heroes Park intanto sembrerebbe bello abbandonato. Sempre per lo stesso discorso degli Avengers, che ormai vengono considerati come una minaccia. Tutti scomparsi. È questo che preoccupa davvero. Cap. Ne è passato di tempo. Tiny Dancer. Dammi qua. Ehi, ehi. Dove vai? Casa. Davvero? Resta con noi. Ehi, vuoi bere? No, grazie. Cosa? Sei qui per pregare? Ho solo preso una scorciatoia, tutto qui. Certo. Coraggio, vattene da lì. Ok. Bell'accendino. Quindi vuoi che tornino, eh? Così uccideranno ancora. Cosa? No. No? No? No. Quindi cosa? Ti piacciono gli inumani? Dai, ragazzi. Stupidi simpatizzanti! Fermi! Ehi, va tutto bene? Candelina ha un'amichetta. Zack, guarda la borsa. Cosa c'è? Che problema avete? Voglio solo andare a casa, ok? Ma che cosa fai? Il mio fratellino si trovava a Layday. Aveva scritto delle idiozie su Captain America. Cap, non c'entra niente. E invece c'entra, e come? È diventato un mostro viola. E poi l'hanno portato via! Ehi, sta calmo! Zack, basta! E poi dai. È morto! Basta! È morto! No, Zack! No, è morto! No. Indietro! È una di loro! Non fatevi toccare! Scappiamo! Ehi! Tutto ok? Forza, andiamo via! Non mi toccare! Cosa? Sei Tiny Dancer, no? Che cosa devo fare? Di che cosa parli? Ti prego, lasciami andare. Oh. Ehi! Oh. Devo muovermi. Se mi catturano. Qui andiamo di stealth. Vedete che... Ecco, salta, no? Salta, certo.
Vedete che dicevo, nonostante per esempio questo tipo fosse, tra virgolette, simpatizzante nei confronti dei inumani, poi quando gli se ne presenta uno, il clima di paura che comunque l'AIM ha creato va a influenzare anche un po' passivamente quelli che di per sé non condividono questo tipo di idee, diciamo. Mi pare quel Tiny Dancer non era quello. Cioè, il Tiny Dancer che dovevamo trovare non era quello che poi abbiamo trovato. Chissà chi è, tra l'altro. Schifo non andare nelle fogne, no? Che schifo, Kamala. Kamala, pensa, ma pensa pulito. Perfetto, buttiamoci nei tubi di cacca, letteralmente. Che schifo. Pure nelle fogne stanno questi stronzi. Vabbè. Che bello. Non immaginavo che avrei concluso la giornata spingendo cassonetti dell'immondizia. L'AIM ha degli umani che mi stanno cercando e che possono teletrasportarsi. Ah, vedete che comunque in tutto ciò anche l'AIM fa uso di inumani. Perché comunque ovviamente sono una... Mamma mia, stavo curando. Sono una risorsa non da poco. Hanno comunque dei superpoteri, insomma. Non può essere la talpa. È comunque un problema. Ah, bene. Sei sveglia. Sono dispiaciuto. I sintoidi stavano solamente seguendo i protocolli di sicurezza. Rubare informazioni riservate è un crimine grave. Monica, dalle tregua. Ehi, che succede? Dove mi state portando? In un posto più sicuro. Perdonami. So di non essere come la mia controparte olografica, ma è un bel trucco per gli azionisti. Dottor Tarleton. In persona. Perché hai violato i nostri server? Io non ho rubato niente. E allora cosa cercavi? La cura, forse? Kamala, lo scopo dell'AIM è soltanto quello di liberarci dalla nostra dipendenza dai potenti. Un potere soggettivo. Un potere illimitato e pericoloso, direi che è letale. Lei Dei ne è un chiaro esempio. Tu sei fortunata ad essere viva. Ma con la tecnologia potremo rimediare ai torti subiti. Così potremo restituirti una vita normale. Ehi, ho solo indovinato una password, ok? Io non pensavo di accedere. Lei è chiaramente violenta. La sua infezione sta peggiorando. Cosa? Non volevo far male a nessuno. Certo che no. Ma se dovessi perdere il controllo un'altra volta? Che cosa succederà se tu farai del male a qualcuno che ami? Perfino gli Avengers soffrono per la loro arroganza. Ehi, tu eri lì. Cioè, quando Cap è morto. Eri presente. Sì.
Per fortuna, Monica mi ha trovato sul ponte. La sua formula rigenerativa mi ha salvato. Credimi, Kamala, è per il tuo bene, ok? Lascia che la IM ti aiuti. Correrò i miei rischi! Ah! Dannazione, George! Prendetela! Subito! Brava, Kamala, ti sei appena rivelata come inumana. Stupida! Che cosa pensavi, eh? Di unirti alla Resistenza, di diventare un'eroina! Se tornassi a casa, Pam e Abu verrebbero puniti per avermi nascosta. È un vero disastro. Utah. La vecchia base Shield. La Resistenza saprà cosa fare. Merda! Fantastico, quindi Kamala è ufficialmente stata riconosciuta come inumana. Il dottore fa tanto il buono, ma poi c'ha quel cervello, non so che avrà preso qualche tipo di steroide. Oddio, qua dobbiamo andare. Ok. Avrà preso, dicevo, qualche tipo di steroide per il cervello, non so, un siero strano. E c'è quest'altra Monica invece che è un personaggio, tra virgolette, nuovo, nel senso che l'abbiamo vista prima, ma sembrava essere una sorta di compagna di Bruce Banner, di Hulk. Hulk pre-trasformazione. Però a quanto pare ha tradito tutti quanti gli Avenger, perché ormai fa la guzzina del dottore. Non scappare! Non credo proprio. E quindi, giustamente, secondo me, l'unica scelta di Kamala, cioè... Mi stai aiutando? Non mi fermerò a scoprirlo. Ok, sarà ora di iniziare a combattere, signorina Kamala. Polimorfa. Ogni eroe possiede una barra intrinseca che limita l'utilizzo delle sue abilità speciali. La capacità polimorfa di Mrs. Marvel la permette di modificare il proprio corpo per evitare automaticamente gli attacchi nemici con gli indicatori blu, potenziando al tempo stesso la propria forza. Tieni il punto R2 per usare polimorfa. Ok. Però ci consuma di molto la barra, come vedete. Dicevo, a quanto pare questa tipa inumana non sembrerebbe essere nemica. Ok, siamo batti il 5. Che sarebbe la super, immagino. Sì, infatti. E quindi tiriamo i pugnoni volantoni. Ok, Mrs. Marvel invece mi piace un po' di più come personaggio, devo dire, rispetto a tanti altri. Per dirti, non so, rispetto a Hulk, sicuramente. Probabilmente rispetto anche a... come si chiama? Black Widow. Che è molto più statica. Non statica, no, però cioè, attacchi molto più basilari. Alla fine, vedo maniera, è l'unica che non ha effettivamente dei poteri. E dai, Nakia, coprimi! Di che sono al ritiro con te! Addio, Jersey.
soggetto 1102. Riesce a clonarsi quasi perfettamente, tranne una leggera variazione cromatica negli occhi. Le cellule si separano partendo dal centro, creando due individui. Ah, è proprio come una planaria, ma umana. Esatto. E mantiene tutti i ricordi del soggetto originale. 0925 è capace di creare potenti raffiche di energia. E ne abbiamo diversi con abilità basate sul fuoco. Stiamo assemblando un arsenale. Potere programmabile sotto il nostro controllo. Basta eroi, basta sbagli. È ora di un'altra dose. Io sto bene. Sei stato in coma per 6 mesi. Poco fa non riuscivi a trattenere la tosse. Ancora poche dosi della mia formula e il trattamento sarà completo. Accendono ancora dei ceri alla base di quella statua. Vorrei poterla distruggere. Ignorala. Perché far credere al pubblico che temi ancora gli Avengers? Ci penseranno i miei uomini. Dobbiamo lanciare gli adattoidi. Hai ragione. Questa versione è un po' più potente. È stabilizzata? Quasi. È incredibile! Siamo la tua salvezza.